In primo piano il contrasto all'illegalità con il protocollo d'intesa sottoscritto a Potenza tra la Prefettura e la Camera di Commercio per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Il caldo record non dà tregua nemmeno in Basilicata, ieri toccati e superati i 40 gradi in diverse zone della regione, aumentano gli accessi in pronto soccorso, si tratta soprattutto di anziani disidratati. I fondi ci sono, la legge pure, ma le strutture ancora non ricevono l'adeguato sostegno. Dall'unità di crisi che raggruppa le strutture sanitarie private accreditate arriva l'ennesimo grido d'allarme. Dalla regione sono poche anche le risorse stanziate per fronteggiare le carenze di organico. Ai mondiali di nuoto in corso di svolgimento in Giappone, grande risultato per Domenico Acerenza che conquista la medaglia di bronzo nella 5 km di fondo, davanti a lui Gregorio Paltrinieri. Calcio di Serie C, dopo l'ottimo campionato della scorsa stagione, il Picerno vuole continuare a stupire. Ieri al via il ritiro precampionato con tanti volti nuovi arrivati dal mercato. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione ci occupiamo di tutela dell'economia legale. Questa mattina la firma del protocollo di legalità tra Prefettura di Potenza e Camera di Commercio della Basilicata. Un'intesa per una più efficace prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in campo economico, con particolare attenzione alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Per tutti i particolari sentiamo Lucia Pietrafesa. Un protocollo di legalità per rafforzare le attività di contrasto alla criminalità attraverso un'azione preventiva volta a garantire i principi di libertà d'impresa e di concorrenza leale. Scopo dell'intesa firmata dal prefetto di Potenza Michele Campanaro e dal presidente della Camera di Commercio della Basilicata Michele Somma è quello di assicurare alla prefettura, nell'ambito delle attività di applicazione del codice antimafia, la possibilità di utilizzare più avanzati programmi informatici per la gestione delle informazioni sulla titolarità e sull'attività svolta dalle imprese, per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità in campo economico, con particolare attenzione alla possibile infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti per lavori, servizi e forniture. La Camera di Commercio, in virtù del protocollo, renderà disponibile alla Prefettura di Potenza, attraverso i più avanzati strumenti di informazione e monitoraggio, i dati delle imprese. C'è uno strumento che in buona sostanza consente di intercettare per tempo segnali evolutivi all'interno delle dinamiche d'impresa, che poi spesso si traducono anche nei cosiddetti provvedimenti di prevenzione amministrativa antimafia, cioè quelle interdittive che qui in provincia di Potenza già da tempo stanno avendo un trend in crescita. L'obiettivo è quello che si raggiunga al livello massimo possibile un principio di legalità, e che dunque quelle imprese, come pure accade, che non svolgano la loro attività all'interno delle leggi, siano immediatamente, più velocemente individuate, perché poi possano gli organi competenti assumere le decisioni del caso. Non possiamo definirci isola felice, soprattutto perché una definizione di questo genere ci porterebbe ad abbassare la guardia. È chiaro che rispetto a regioni vicine a noi confinanti registriamo sì dei fenomeni, ma sicuramente di intensità minore. E siamo all'emergenza caldo. Ieri raggiunti e superati i 40 gradi in diverse zone della regione, l'anticiclone africano non darà tregua ancora per molti giorni, e l'aumento degli accessi al pronto soccorso degli ospedali di Potenza e di Matera è la principale conseguenza dell'ondata di caldo e afa che sta interessando anche la Basilicata. Si tratta nella maggior parte dei casi di anziani in stato di disidratazione, spesso accompagnati dai parenti preoccupati per la loro salute. In generale a Potenza l'aumento dei casi si è attestato intorno al 20%, a Matera se ne sono registrati circa 30 negli ultimi giorni. Il Ministero della Salute ha stilato un decalogo di comportamenti per combattere l'afa. Il consiglio principale resta quello di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, con grande attenzione ad anziani, bambini e fragili.
Basilicata in piena crisi sanitaria, poche al momento le risorse messe a disposizione dal governo regionale per far fronte all'emergenza determinata in questo periodo estivo dalla presenza di maggiori flussi turistici e dalla carenza di personale. Nessuna novità inoltre anche relativamente all'annosa vertenza che riguarda la sanità privata. Facciamo il punto con Mariolina Notar Giacomo. Poco meno di 500.000 euro per il personale medico e di circa 200.000 per quello infermieristico per l'azienda ospedaliera San Carlo e l'ASM. E per ora quanto dispone l'unico provvedimento che la Giunta regionale ha adottato con DGR il 14 luglio scorso per affrontare l'emergenza sanità. Un'emergenza che in questo periodo si va aggravando da nuovi bisogni per la presenza dei flussi turistici a cui diventa complesso far fronte con la turnazione delle ferie del personale, senza parlare delle ripercussioni negative anche sulle liste d'attesa. Il Dipartimento Salute si limita ad applicare in piena estate una specifica normativa nazionale per affrontare la carenza di personale al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni. Dice la normativa, si può ricorrere alle prestazioni aggiuntive del personale medico per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 100 euro lordi, fino a 50 euro lordi per quello infermieristico. Il provvedimento del governo ha attribuito alla Regione Basilicata la somma di circa 460.000 euro per le prestazioni aggiuntive del personale medico e di 185.000 per quelle degli infermieri. La Giunta si impegna inoltre a procedere con successivo provvedimento alla ripartizione dell'arrestante 40% sulla base dei piani aziendali elaborati dalle aziende. Troppo poco per pensare di affrontare l'emergenza. Intanto, costituite in unità di crisi, le strutture ambulatoriali convenzionate sono tornate a denunciare la mancata corresponsione delle risorse previste nella legge di stabilità regionale. I ritardi accumulati, fa sapere il portavoce Michele Cataldi, comportano l'aggravamento delle condizioni di salute di migliaia di persone nei confronti delle quali non sarà possibile assicurare le prestazioni sanitarie richieste. L'articolo 10 della legge di stabilità regionale prevedeva entro il 15 giugno l'erogazione di tutte le risorse, dando la possibilità alla specialistica privata di aumentare prestazioni e servizi, ma a poco più di un mese dalla scadenza non è accaduto nulla. L'unità di crisi sanitaria è arrivata a ridosso dell'anniversario della maxi mobilitazione cominciata ad agosto dell'anno scorso senza alcun atto concreto compiuto dal governo, di cui l'appello al ministro Schillaci ad intervenire il prima possibile sulla questione. E passiamo alla vertenza Stellantis, con l'obiettivo di mettere a punto una proposta condivisa da presentare ai tavoli ministeriali del 24 luglio prossimo per tutelare l'area industriale dell'automotive di Melfi. FIM, Wilm, Fismic e GLM hanno chiesto un incontro al governatore lucano Vito Bardi. Melfi arriva al nuovo appuntamento ministeriale, evidenziano le segreterie regionali delle quattro sigle, con novità sostanziali: l'avvio degli investimenti per la messa in produzione dei nuovi modelli elettrici e l'annuncio da parte della Tavares dell'assegnazione alla fabbrica lucana di un quinto modello che dovrebbe contribuire a tenere il più in alto possibile l'asta dei volumi produttivi e quindi dell'occupazione. Tra chi è più ottimista e chi meno non sembrano particolarmente soddisfatti i commercianti di Melfi dopo le prime due settimane di saldi estivi. Le vendite con gli sconti infatti procedono a rilento, come ci spiega Vittorio Laviano. Non c'è particolare entusiasmo tra gli operatori dei centri commerciali di Melfi dopo due settimane dall'introduzione dei saldi. Sentiamo come procedono le vendite. Molto a rilento, come ovviamente si prospettava. Noi poi siamo una zona particolare in cui molto influisce la situazione delle fabbriche, quindi il problema lavorativo poi si ripercuote sui beni che non sono i beni di prima necessità, quindi si ha praticamente l'acquisto del minimo indispensabile, quindi niente di trascendentale. Speravamo che potesse essere un momento nel quale rifarci un pochino, ma così non è. Certo, non possiamo lamentarci, ma sicuramente non c'è quello che si aspettava da un periodo come questo. Un consiglio da dare ad un cliente che volesse acquistare merce in saldo? Sicuramente negozi come i nostri, che sono di franchising eccetera, sono negozi affidabili, perché c'è una tracciabilità a partire dal prezzo di origine fino al prezzo scontato, una tracciabilità seria, e quindi c'è la garanzia che ciò che compri è veramente in saldo. Poi il nostro brand propone molti extra sconti, soluzioni per i clienti fidelizzati, quindi c'è un'attenzione particolare
particolare al cliente. È chiaro che poi ognuno ragiona a modo suo, noi tentiamo di impostarci nel massimo rispetto per il cliente. Siamo partiti con non tantissimo movimento, proprio perché la gente, molte persone sono in vacanza, quindi è un po' aggiornate, ecco. I saldi qui da noi, così come in tutto il centro commerciale Arcobaleno, sono prolungati fino al 6 settembre. Al momento siamo con una percentuale del 50%, però non è finita qua. Ma per fortuna c'è anche chi sta lavorando di più. Procedono bene, sicuramente ci stanno aiutando. Praticate saldi fino a che percentuale? Fino al 50, abbiamo referenze dal 30 al 50. Quindi, insomma, soddisfatti, i saldi contribuiscono a far ripartire un po' l'economia? Sì, sicuramente si contribuiscono. Mi dici come stanno andando i saldi, come vi stanno aiutando? Non ci possiamo lamentare. Ma servono secondo te a rilanciare tutto il movimento? Secondo me sì. Consigli da dare ai tuoi clienti? Di venirci a trovare sempre, questa è la cosa più importante. E con che percentuali voi scontate? Noi al momento il 20%. Buon lavoro. Grazie. Siamo alla pagina degli spettacoli. Ha preso il via dall'Argentina la stagione concertistica 2023 della Fondazione Accademia Ducale di Pietragalla. Ce ne parla Vito Sacco. La stagione concertistica 2023, i nuovi fiori dell'Accademia, della Fondazione Accademia Ducale, Centro Studi Musicali di Pietragalla, riconosciuta dal Ministero della Cultura, ha preso il via da Buenos Aires, in Argentina. L'ensemble Accademia Ducale, composto per l'occasione da Erminia Nigro al clarinetto, Sara Moro al pianoforte, dal direttore artistico della Fondazione, Giuseppe D'Amico al contrabbasso e dalla presidente Angela Vietri in qualità di presentatrice, ha offerto al pubblico un programma di musiche di Bottesini, Brahms, Schumann e una prima assoluta, Trio Opera 3, composta appositamente per l'occasione da Giuseppe D'Amico. 5 concerti per un pubblico variegato ed entusiasta, soprattutto quello dei più giovani, i 1000 allievi dell'Istituto San José, gestito dall'Opera Don Guanella, per i quali l'ensemble si è esibito per 2 giorni. Un concerto è stato realizzato nella chiesa italiana Mater Misericordie, luogo simbolo per i salesiani in Argentina, prima opera missionaria di Don Bosco nel mondo, nata nel 1875. E poi l'ensemble si è esibito al Circolo Italiano Argentina in occasione dei festeggiamenti per il centenario di questa prestigiosa istituzione. L'evento culmine è stata la consegna della reliquia di San Teodosio, patrono di Pietragalla, alla comunità dei pietragallesi di Buenos Aires, e in questa occasione l'ensemble Accademia Ducale ha offerto ai pietragallesi d'oltreoceano un concerto nella chiesa e la partitura del brano Trio Opera 3 del maestro D'Amico. La pagina sportiva si apre con il nuoto e la splendida medaglia di bronzo conquistata da Domenico Acerenza ai mondiali di nuoto in Giappone. L'atleta di Sasso di Castalda è salito sul gradino più basso del podio nella 5 km di fondo. Dopo la delusione per il quarto posto nella 10 km, l'atleta lucano si è riscattato con una grande prestazione sulla mezza distanza, chiudendo in terza posizione davanti a lui Gregorio Paltrinieri, che ha conquistato la medaglia d'argento a coronamento di una grande giornata per i colori azzurri. L'oro è andato al tedesco campione in carica Florian Welbrock, capace di bissare il successo nella 10 km dei giorni scorsi. E siamo al calcio di Serie C. Ha preso il via il ritiro precampionato del Picerno, che si è radunato allo stadio Curcio per la preparazione atletica in vista del prossimo campionato. I rossoblu proveranno a ripetere ancora una volta i brillanti risultati dell'ultima stagione. Sentiamo Donato Valvano. Atmosfera distesa e allegra, mescolata alla voglia di ripartire e di preparare al meglio la nuova stagione. Sono stati questi due degli ingredienti principali del primo giorno del ritiro precampionato del Picerno, con la squadra che ha cominciato a lavorare agli ordini di Mister Longo e del suo staff. Saluti, abbracci e strette di mano prima di mettersi al lavoro. Test atletici, risveglio muscolare, qualche sgambata prima di affrontare il lavoro vero e proprio agli ordini del preparatore atletico Francesco Bruno, che dovrà inserire gradualmente la famosa benzina nelle gambe. C'è voglia di stupire ancora, ma ambizione ed umiltà sono le due parole più utilizzate nell'ambiente picernese. L'atmosfera è molto calda, la temperatura è altissima, si inizia da capo, mi piace dire così.
perché da subito credo che ci siamo sintonizzati su un obiettivo comune, quello di far sì che il passato ci dia soltanto la spinta e l'esperienza per fare il meglio di noi stessi. Quindi mi piace pensare che da oggi ci sia un nuovo inizio con una base di esperienza maggiore, ma sempre con l'umiltà che ci ha contraddistinto. All'Empoli in Serie A, al secondo anno che fa bene, non gli si chiede di fare la Champions League, gli si richiede di salvarsi. Quindi noi non ci nascondiamo, siamo una squadra però che sa bene che l'umiltà deve essere alla base di tutto. Quindi noi proveremo, come abbiamo fatto l'anno scorso, a fare velocemente, per quello che può essere un girone così importante, così di tante piazze importanti, a fare i 42 punti che rappresentano la salvezza. E dopo siamo abituati a non nasconderci, siamo ambiziosi tutti. Assolutamente, non c'è da nascondersi, però noi dobbiamo sempre restare umili per quello che siamo e per quello che è il nostro percorso. Io ribadisco di nuovo, quest'anno il primo obiettivo è raggiungere la salvezza, poi una volta che si raggiungerà quell'obiettivo potremo parlare di altro. La squadra che ho allestito ha qualche valore tecnico maggiore rispetto a quella che avevamo l'anno scorso, ma voi sapete meglio di me che nel calcio nulla è scontato, rimaniamo con i piedi per terra, il nostro percorso deve rimanere sempre quello, sarà sempre quello ed è quello di consolidarci quanto di più in questa categoria e lo dobbiamo fare ottenendo la salvezza il prima possibile. Hanno raggiunto Picerno dei giocatori, ripeto, di buona qualità, giocatori che ci permetteranno di avere tante soluzioni tecniche che vanno ad alzare il tasso tecnico della squadra e soprattutto su qualche pedina, sì, ha raggiunto Picerno proprio perché in continuità con il lavoro magari precedentemente fatto con il mister, quindi ha un vantaggio in più, il mister conosce il calciatore conosce il mister. Una rosa, quella del Picerno, che sembra pronta al 100% con il mercato chiuso o quasi. Ad oggi il mercato è chiuso, ovviamente siamo vigili sempre sul mercato, se dovesse capitare qualche occasione utile al nostro progetto tecnico o qualche profilo che può andare ad incrementare ancora di più sia a livello numerico che a livello di qualità questa rosa, sicuramente non mi farò trovare pronto, però con la sottoscrizione del contratto di Murano la rosa è chiusa al 100%, al massimo lavorerò ancora per individuare un attaccante under esterno. Non ci sarà, ma questa era già notizia dei giorni scorsi, Ciccio Dettori, che da questa stagione appende gli scarpini al chiodo per iniziare un percorso da allenatore, sempre a Picerno con i ragazzi dell'Under 17 rossoblù. Ed è tutto per questa edizione, grazie come sempre per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.